Ragazzi, benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento, webinar settimanale accademico. Oggi per quanto riguarda l'Accademia Risponde. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Oggi risponderò alle domande che avete scritto nel gruppo privato inerente ai webinar, che ci avete scritto anche sui social e che avete fatto anche sotto i nostri post, i video che comunque sia pubblichiamo tutti quanti i giorni. Prima di andare con il webinar di oggi, voglio ricordarvi che a novembre ci sarà l'evento inerente al campionato mondiale Pizza Doc, dove appunto vi invito a partecipare anche per mettervi in gioco e confrontarvi con altri professionisti del campo del mondo dell'arte bianca. Ovviamente io vi invito anche ad iscrivervi sul sito dell'Accademia Nazionale Pizza Doc per entrare a far parte del gruppo privato su WhatsApp e soprattutto rimanere aggiornati di tutti quanti gli appuntamenti masterclass che andiamo ad organizzare e a sviluppare mensilmente per darvi sempre a disposizione un servizio maggiore. Ovviamente vi chiediamo di farci presente qualsiasi cosa per quanto riguarda le critiche o miglioramenti inerenti agli sviluppi del materiale didattico e quello che noi andiamo a sviluppare e a pubblicare anche sui social. Noi siamo a vostra disposizione, anche all'interno dei gruppi ci siamo sempre noi che comunque sia ci occupiamo nel dare servizio e nel dare assistenza a chiunque ne abbia bisogno. E detto questo, partiamo subito con il webinar di oggi. Allora, ho visto che state scrivendo le domande nella chat, infatti il webinar di oggi consiste appunto nel rispondere a parte di tutte le domande che ci avete fatto presente sotto i video in privato e anche nel gruppo per quanto riguarda i webinar. Questo tipo di incontro viene appunto fatto apposta per dare a disposizione a tutte le persone, anche qui, una risposta alle domande, per cercare di avere ovviamente una informazione molto più chiara e completa. Allora, voglio partire innanzitutto da alcune domande che ci avete scritto anche sui social. La prima, per quanto riguarda, mi è stato chiesto come domanda cosa diciamo fa riferimento, cosa vuol dire, cos'è il fermo macchina. Allora, il fermo macchina è uno step vantaggioso che lo andiamo a sfruttare nel momento in cui andiamo ad impastare una preparazione inerente alla categoria del diretto. Cioè, nel momento in cui io vado, inizio ad impastare, ovviamente il fermo macchina consiste più che altro nel viene utilizzato maggiormente nel momento in cui io vado ad impastare solo acqua e farina, dopo magari una manciata di minuti, fermo la lavorazione in macchina e lascio un tempo di rilasso che può essere di 10 minuti, 5 minuti o anche un'ora tranquillamente, o a temperatura ambiente o a temperatura controllata. Questo fermo macchina mi aiuterà a poter sviluppare le caratteristiche della mia farina in maniera tale da poi ricominciare il suo lavoro e chiusura per raggiungere un risultato molto più estensibile, plastico e liscio, quindi avere anche una chiusura molto più semplice rispetto magari ad un diretto che viene fatto tutto in uno step. In questo caso invece andiamo a semplicizzare la chiusura del nostro impasto, andiamo ad aiutare la formazione di un impasto plastico, liscio e omogeneo in maniera più semplice perché siamo andati ad innescare e comunque sia a portarci avanti gli sviluppi inerenti alla farina, quindi soprattutto per quanto riguarda il discorso enzimatico, e quindi questo ci aiuterà veramente tantissimo ad agevolare la chiusura del nostro impasto, dandoci una piccola parte estensibile in più. Altra domanda che mi viene fatta molto spesso: se appunto che differenza c'è tra un diretto e un indiretto? Allora, ragazzi, la categoria del diretto equivale comunque sia a sviluppare anche qui dei preimpasti dove comunque non c'è stato un lavoro o uno sviluppo da parte di microrganismi all'interno. Quindi, comunque sia, andiamo a lavorare solo e esclusivamente sulle particolarità della farina, dove in questo caso una delle particolarità più importanti che a noi ci interessa è soprattutto lavorare sulla parte strutturale per quanto riguarda il discorso di sviluppo del glutine, che comunque sia a noi è molto 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 importante. Quindi nel diretto noi lavoriamo esclusivamente per quanto riguarda i preimpasti del diretto, andiamo a lavorare esclusivamente sulle particolarità della farina, per poi ovviamente andare in chiusura e sviluppare in maniera ancora più semplice la parte inerente ai microrganismi. Per quanto riguarda invece il discorso dell'indiretto, andiamo a portarci avanti non solo lo sviluppo per quanto riguarda le caratteristiche e qualità della farina, ma anche per quanto riguarda il discorso organolettico o comunque sia inerente
ai microrganismi. Quindi noi, grazie alla categoria dell'indiretto, portiamo avanti questi due sviluppi in maniera appunto antecedente alla chiusura dell'impasto finale. Questo mi consentirà di avere non solo delle caratteristiche molto più plastiche ed estensibili del mio impasto finale, ma mi aiuterà ad avere anche una spinta, uno sviluppo più agevolato una volta chiuso il nostro prefermento, il nostro impasto. Quindi ovviamente la scelta della tecnica da voler utilizzare ovviamente va in base al tipo di gestione che noi vogliamo andare a sviluppare nella nostra attività, e non solo, dipende anche dal tipo di farina che vogliamo andare a lavorare, perché comunque sia ci sono farine magari come dire più consigliate e gettonate da sfruttare magari per fare un prefermento più che altro che farci un diretto. Ma questo ovviamente, ripeto, dipende soprattutto dal discorso di gestione del nostro impasto dal principio. Adesso vado a leggere anche le domande che mi avete scritto in chat. Allora, Ruggeri ci chiede: per far esplodere e sfogliare bene il cornicione in un indiretto, riesco a farlo con un fermamacchina di 40 minuti? Da che idratazione devo partire perché questo avvenga? Allora, il fermamacchina è, come ho detto prima, è uno step vantaggioso che mi aiuta a poter ottenere anche una piccola parte estensibile in più rispetto ad un diretto classico. Per ottenere magari un cornicione così tanto sfogliato, io consiglierei magari delle tecniche alternative, sinceramente, ma questo non vieta e nulla toglie al fatto che comunque sia si possa arrivare anche utilizzando un fermomacchina. Ovviamente nel momento in cui andiamo a utilizzare un fermomacchina ci conviene lavorare magari con delle farine non tanto forti, quindi magari medio deboli, parliamo fondamentalmente di un 260-280 di W, o comunque sia, questo è quello che consiglio per poterlo sviluppare in maniera più semplice, e magari cercare di lavorare anche poco con la seconda velocità, quindi cercare di lavorare quasi tutto in prima. Ovviamente, quando lavoriamo col diretto, per cercare soprattutto di affiancarci anche alla categoria di quello che può essere lo sviluppo di un prefermento. Attenzione, col discorso che sviluppa il prefermento, la parte dei microrganismi non lo possiamo, diciamo, eguagliare col discorso di un diretto. Però la parte strutturale la possiamo riuscire a eguagliare con quella di un indiretto, magari lavorando maggiormente in prima velocità, che questo consentirà di allungare le tempistiche di lavoro e soprattutto il fatto di poter permettere lo sviluppo da parte del nostro glutine in forma molto più allungata, oppure anche sfruttando una delle derivanti che è il sovraimpastamento, che comunque sia equivale al fatto di impastare molto più tempo del dovuto il nostro impasto diretto, scaldandolo anche di più. Questo mi consentirà di sviluppare più estensibilità, mi consentirà di indebolire molto di più il mio impasto diretto, ovviamente andandomi ad agevolare ancora di più l'ottenimento di un impasto molto estensibile e strutturato. Detto questo, io ripeto alla base che per ottenere quel tipo di cornicione sfogliato, ben strutturato, ma soprattutto con una struttura che comunque sia mantenga e non vada a cedere, io consiglio di utilizzare altre tipologie di tecniche differenti dal fermomacchina. Ricordando che il fermomacchina, ripeto, è uno step vantaggioso che mi aiuta nello sviluppare queste qualità inerenti al discorso strutturale per quanto riguarda il glutine. Ok? Allora, vado con l'altra domanda. Quali funzioni e cosa conferisce il malto diastasico all'interno dell'impasto? Allora, da parte di Michele. Allora, il malto è un insieme, è un contenitore comunque sia di una grossa quantità di enzimi e anche di una piccola parte di zuccheri. L'utilizzo del malto mi aiuta a poter incentivare lo sviluppo enzimatico della mia farina, quindi comunque sia già il discorso enzimatico consente di velocizzare gli sviluppi che avvengono all'interno. Aggiungendo il malto, andiamo a velocizzare ancora di più gli sviluppi inerenti alla nostra farina. Quindi comunque sia il malto ci aiuta ad ottenere un glutine ancora più estensibile. Andrà ad aiutarci nell'ottenimento di zuccheri semplici, che comunque sia ci darà la farina stessa, ci darà anche una piccola parte di zuccheri il malto stesso. Quindi, con l'utilizzo di questo comunque sia ingrediente, andiamo
ad agevolare e a poter sviluppare ancora di più le caratteristiche della nostra farina. In più, ci consentirà di avere una piccola parte di zuccheri in più. E non solo, questo mi aiuterà ad avere un sapore ancora più tonificato e comunque sia molto più aromatico del mio prodotto. E non solo, il malto mi darà anche un colore molto più scuro al mio prodotto finale. Vado a leggere l'altra domanda. Cosa caratterizza l'aggiunta di olio di germe di grano all'interno dell'impasto? Allora, gli oli in questo caso, quello che ci vanno a sviluppare all'interno di un impasto è il fatto di avere una A, conservabilità del prodotto dopo cottura più lunga, B, una consistenza comunque sia morbida nel dopo cottura più lunga, prima che magari possa, diciamo, indurirsi troppo, quindi l'olio mi aiuta anche da conservante, anche per quanto riguarda il tempo di vita del mio prodotto prima che magari possa muffire, e comunque sia mi aiuterà a mantenere una consistenza morbida prima che magari possa seccarsi troppo. Queste sono delle caratteristiche che mi consentirà l'olio di avere, e ovviamente anche un'aromaticità in più per quanto riguarda il mio prodotto. Ma ovviamente questa è una caratteristica molto blanda, cioè veramente poco, diciamo, percettibile, però comunque sia da dover definire. Andiamo a leggere un'altra domanda. Allora, in una cassetta di 6 panetti, perché i panetti sviluppano solo in altezza e non in larghezza? Allora, Michele, la cassetta o il numero di panetti, diciamo che in questo caso non ci interessa, diciamo, quello che comunque sia andiamo ad ottenere. Perché ti dico questo? Perché se il panetto tende ad andare a sviluppare in altezza, vuol dire che l'impasto in sé per sé viene sviluppato comunque sia, portandosi dietro molta elasticità e molta forza. Vuol dire che stai lavorando con un tipo di gestione o comunque sia con un tipo di impasto che non riesce a sviluppare minimamente la parte estensibile. Detto questo, ti consiglio di lavorare o con farine leggermente più deboli da quelli che stai utilizzando, o comunque sia sfruttando un fermomacchina, sfruttando un'autolisi o sfruttando magari un prefermento, e magari cercare di lavorare anche sull'idratazione, perché queste cose insieme aiuteranno ancora di più a poter sviluppare la parte estensibile del tuo impasto, perché quando il panetto sviluppa troppo a punta, in altezza, e non cede minimamente al fatto di volersi rilassare, è perché il tuo impasto non ha minimamente uno sviluppo estensibile, e questo ovviamente, tra virgolette, è un pochettino pericolosa come cosa, perché senza la parte estensibile hai un prodotto che tende ad essere leggermente, nella maggior parte dei casi, può risultare leggermente gommoso, durante la cottura va a sviluppare, sì, ma magari la struttura è più che altro rotta all'interno, cioè non ha comunque sia la struttura ben definita, e magari molto piena di mollica. Sono tutte supposizioni, ovviamente, dove questo dipende molto dal risultato che uno va ad ottenere. Vado a leggere l'altra domanda. Allora, per altre tecniche intendi prefermenti? Esatto, Ruggeri. Io con altre tecniche consiglio di utilizzare appunto anche i prefermenti, esattamente, perché questo comunque sia ti darà un aiuto e uno sviluppo maggiore. Ovviamente, diciamo che con la stessa gestione non tutte le farine sono idonee per essere lavorate in prefermento. Ogni farina, in base alle sue caratteristiche, diciamo che vuole la sua tempistica e vuole la sua gestione non troppo spinta oppure molto spinta, dipende anche dalla tipologia di farina che stiamo andando a portare in prefermento. Vado a leggere l'altra domanda. Oltre a consigliare farine di media forza, è meglio usare farine 0 o 00 invece che farine più grezze? Allora, per quanto riguarda il lavoro e sviluppo di un cornicione sfogliato, appunto come mi è stato chiesto, io consiglio magari di partire alla base lavorando con delle farine 0-00, esattamente, più che altro perché con le farine che comunque sia riguardano una tipo 1, tipo 2 integrale, consiglio di aggiungerle all'interno della propria ricetta, o comunque sia consiglio di lavorarci
dopo magari aver preso un po' di dimestichezza in più con la 0,00, perché comunque sia la tipo 1, tipo 2 integrale, avendo una maggiore percentuale di parti cruscali all'interno, che comunque sia sono insolubili, risulteranno comunque sia avere delle tempistiche minori rispetto alla 0,00 in termini di durata e di vita, e comunque sia risulteranno anche essere molto, diciamo, sensibili agli sviluppi che avvengono durante la preparazione di un prefermento o comunque sia di un preimpasto della categoria del diretto. Quindi sì, consiglio di prendere dimestichezza con la 0,00 prima di lavorare con queste altre tipologie di farine. E, anche perché attraverso l'utilizzo di queste farine abbiamo un margine di errore maggiore, quindi magari ecco, se stiamo prendendo dimestichezza, questo ci aiuterà a poter, come dire, metterci sul binario giusto e capire bene come comportarci, e ovviamente ci consentirà di avere molto più equilibrio e controllo durante poi la lavorazione. Allora, domande in chat non ce ne sono più. Fatemi sapere appunto se le risposte date alle vostre domande sono state delle risposte chiare e ovviamente bilanciate in quello che sono andato comunque sia a spiegarvi. Vado avanti anche con le domande che comunque sia ci hanno scritto sempre nei video, sotto i video o comunque sia sotto i post. Chiedendoci anche il fatto del perché fare pizze con un cornicione esagerato? Che senso hanno? Questa diciamo che come domanda non è una domanda sul tecnico, è una domanda un po' più che altro sul discorso del prodotto stesso. La categoria della contemporanea è una categoria che appunto racchiude delle caratteristiche inerenti allo sviluppo di un cornicione molto, molto più sviluppato, molto più grande rispetto alla pizza classica. Quindi, come tutte le altre tipologie di pizze, la contemporanea è una categoria comunque sia di pizza, una categoria possiamo dire anche innovativa, che ormai, vabbè, viene trattata anche da un bel po' di anni, ma è sempre una categoria alternativa perché innovativa, scusate, è una categoria innovativa che comunque sia riguarda il fatto di lavorare sui bilanciamenti di un impasto per ottenere un prodotto che comunque sia avrà delle caratteristiche d'élite, delle caratteristiche che non sono facili da ottenere. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a pubblicare o andiamo a postare una pizza con un cornicione ben sviluppato, sappiate sempre che dietro lo sviluppo e il lavoro per fare quel prodotto c'è veramente tantissimo lavoro, c'è veramente tanto lavoro e c'è veramente tanta conoscenza che deve essere utilizzata al meglio e senza errori per riuscire a poter gestire un impasto del genere. Quindi, quando noi andiamo a postare una pizza con un cornicione grande, questo è per valorizzare un lavoro che c'è stato dietro, che comunque sia ha delle caratteristiche veramente uniche e ha dei bilanciamenti da dover rispettare, più che altro se si vogliono raggiungere quel tipo di risultati. In uno dei webinar scorsi dove noi abbiamo parlato della pizza contemporanea o comunque sia delle tipologie di pizze che ci sono all'interno del campo dell'arte bianca, ho parlato delle varie differenze tra le tipologie di pizze, andandomi a concentrare soprattutto sulla caratteristica principale che riguarda il cornicione, dove sono andato a sottolineare in maniera molto accurata cosa ne penso io e come vado a categorizzare le varie tipologie di pizze. Per me la pizza contemporanea, attenzione, per me, la pizza contemporanea è una pizza che risulti avere nell'esterno, interno o anche tutto quanto uno sviluppo del cornicione sfogliato, non gonfio, diciamo, senza sfogliature. La pizza contemporanea è caratterizzata dal fatto che comunque sia sviluppi delle sfogliature interne, delle sfogliature comunque sia esterne, un rigonfiamento sfogliato, quella è la caratteristica della contemporanea. E soprattutto un colore non eccessivamente scuro, ma un colore più che altro dorato nocciola, magari anche con qualche piccola punteggiatura, ma proprio piccola, piccola, rara, eh. Perché questo ovviamente ci farà capire il discorso che il nostro impasto è stato gestito in maniera perfetta, non ha un sovraccarico di zuccheri ancora da dover metabolizzare e comunque sì, avremo una consistenza non gommosa nel dopo cottura. Quindi la contemporanea è una pizza che veramente ha tantissimi, diciamo, dettagli
da, come dire, rispettare e da dover risultare al prodotto finale. E tutto questo non è comunque sia una cosa molto facile e da sottovalutare, perché la contemporanea non si fa con un panetto solamente più pesante, che c'è chi la fa tranquillamente con 2,20, 2,40, 2,50. Non è quello il discorso. Io sono dell'opinione che, e con questo chiuderò la risposta, sono dell'opinione che possiamo fare anche un panetto da 350-400 grammi. Se l'impasto non è sviluppato nella maniera dovuta, non esploderà né con 400 grammi di pasta e nemmeno con 200 grammi. Quindi può essere tanto o poco il peso, non esploderà. L'impasto deve essere sviluppato nella maniera giusta e soprattutto fatta come si deve. Questo ci permetterà di avere una contemporanea con una piccola grammatura o comunque sia un'alta grammatura. Vado a leggere un'altra domanda che mi è stata scritta. Allora, quanto è importante avere un'impastatrice adatta per lo sviluppo di una grande struttura? Allora, l'impastatrice, beh, fa comunque sia, ricopre un ruolo molto importante e ricopre un ruolo comunque sia di veramente grande valore per quanto riguarda il lavoro che noi dobbiamo andare a fare, considerando che ci semplicizza tutto quanto il discorso di amalgamare, incordare, perfezionare bene tutto quello che c'è dietro. Io fondamentalmente consiglio di avere un'impastatrice, comunque sia una planetaria, all'interno del proprio laboratorio, perché nella pizzeria, cioè, è obbligatorio, nel senso, senza l'impastatrice nelle pizzerie non so come magari lavorare grossi quantitativi di impasto, anche perché l'impasto a mano si può fare, non dico che non si può fare, ma quando fai comunque sia grossi quantitativi di impasto, io penso che a mano comunque sia senza l'impastatrice ci lavori una settimana, poi dopo le braccia ti cadono a terra praticamente. L'impastatrice è, come dire, è obbligatoria, ma non per legge, è obbligatoria per avere comunque sia una continuità nel tipo di prodotto da ottenere alla fine, sempre di qualità e comunque sia un impasto sempre uguale, perché la macchina fa un lavoro comunque sia sempre uguale, fondamentalmente lavora in maniera costante in base a come la imposti. Quindi, in funzione di questo che ho spiegato, io consiglio di avere sempre un'impastatrice all'interno della propria abitazione, del proprio laboratorio o comunque sia della propria attività, perché l'impastatrice ti permette di avere un prodotto sempre uguale e costante, che può variare in base alle temperature, potrebbe variare in base a come noi cambiamo la ricetta, o potrebbe variare in base a quando noi aggiungiamo gli ingredienti per chiudere e sviluppare il nostro impasto. Ok? Quindi se dovessi dare, come dire, un voto di importanza al fatto di avere un'impastatrice all'interno del proprio laboratorio, per me avrebbe un valore su 10, 10, fondamentalmente. Per me proprio ha un'importanza veramente altissima. Ok? Adesso che intanto che scrivete le domande tranquillamente in chat, io continuo con alcune domande che ci sono state scritte sempre attraverso i social. Un'altra cosa che spesso e volentieri ci viene domandata, a volte magari anche detta in una maniera un pochettino più che altro come critica. Faccio riferimento alla preparazione dei fritti o comunque sia anche la preparazione delle pizze o dei panetti, dove a volte ci dicono e ci chiedono: ma perché fate questo tipo di preparazione con questa velocità? Ragazzi, noi quando facciamo comunque sia video, registrazioni o anche magari, come dire, le masterclass, non bisogna concentrarsi sulla velocità di operare, non è quello l'obiettivo, perché se andassimo tutti quanti veloci durante le masterclass, dimostrazione e tutto quanto, che masterclass o dimostrazione sarebbe se una persona non riesce a stare dietro a quello che magari una persona sta spiegando e sta cercando di trasmettere? Per questo una domanda che ci viene fatta è appunto di ci chiedono come mai durante le preparazioni o comunque sia i lavori che andiamo a svolgere andiamo con una tempistica, una velocità comunque sia moderata. La risposta è che nel momento in cui noi ci occupiamo di fare formazione, di dover curare la trasmissione per quanto riguarda l'informazione alla persona che abbiamo davanti,
Ovviamente, più la facciamo in maniera semplice, e giustamente, meglio verrà assorbita dall'altra persona. Provate ad immaginare, per chi magari si sta addentrando ora nel campo dei fritti o nel campo della pizzeria, provate a immaginare di dovergli spiegare delle cose andando di fretta e furia. Quella persona, alla fine della lezione, secondo voi, quanto può aver capito di quello che, che noi gli siamo andati a spiegare, dei passaggi pratici? Io credo molto meno rispetto al fatto di fargli vedere questi passaggi con calma e con pazienza. Quindi, nel momento in cui noi andiamo a moderare la velocità di operazione e di lavoro durante queste tipologie di eventi, masterclass e dimostrazioni, è semplicemente per andare a facilitare ancora di più il fatto di spiegare, il fatto di trasmettere con calma alle persone cosa stiamo andando a fare, in maniera tale da fargli comunque sia assorbire l'informazione alla percentuale più alta possibile. Possiamo anche dire il 100%, perché fatte le cose in maniera con calma diventa molto più semplice trasmettere un'informazione. Ripeto, quando pensiamo a questi discorsi, facciamo sempre caso al fatto di far vedere ad una persona velocemente quanto può aver capito e fargli vedere in una maniera invece moderata quanto avrà capito di più. Questo ovviamente è sempre il mio pensiero. E fatemi sapere voi anche cosa ne pensate. Se vi piace di più vedere, come dire, una cosa fatta veloce di fretta, oppure se vi piace avere più che altro una cosa fatta con calma e soprattutto spiegata. Allora, vado a leggere un'altra domanda. Lo sviluppo in altezza e non in larghezza del panetto può essere l'utilizzo eccessivo di lievito con queste temperature elevate? No, perché il lievito non sviluppa elasticità per quanto riguarda il nostro impasto. E il lievito ci consente di poter sviluppare comunque sia, tra tutto quello che lui produce, il gas che comunque, occupando uno spazio, mi permetterà di dare forza al panetto tirandolo verso sopra, puntandolo verso l'alto. Ma comunque sia, se il glutine è sviluppato in forma estensibile, non svilupperà a punta, ma svilupperà sempre in base a quella che sarà stato il bilanciamento fatto fino ad ora per quanto riguarda l'elasticità e l'estensibilità. La quantità del lievito non influenza un glutine troppo elastico o troppo estensibile. Perché se il glutine è molto elastico, sarà comunque sia elastico anche con poco lievito, anzi forse pure peggio. Se invece un glutine, come dire, è estensibile, sarà estensibile anche se io metto tanto lievito all'interno. Il lievito agevola magari la tempistica di produzione del gas che magari, se fatta veloce con un impasto molto estensibile, mi aiuterà a non perdere forza, che comunque sia, già il panetto è molto estensibile, perderà forza se andiamo ad allungare i tempi di gestione. Con una quantità di lievito magari alta, io riduco le tempistiche di gestione, in poco tempo il panetto pronto e posso lavorare. Se invece ho un panetto che già è elastico di suo, mi conviene mettere meno lievito semplicemente perché così allungo le tempistiche di sviluppo del mio impasto, consentendo anche al glutine stesso di rilassarsi col tempo, di estensibilizzare di più, combaciando con lo sviluppo del lievito. Spero di essere stato chiaro su questo. Allora, secondo te, da quale percentuale di idratazione si parte per cornicione ben sfogliato? Puoi partire da un'idratazione anche del 65%, anche del 60%, per arrivare a quanto, diciamo, vuoi arrivare, puoi fare altre idratazioni. Il fatto ovviamente dipende dall'idratazione, uno come vuole lavorare, però io sono molto più che altro per la tecnica di sviluppo inerente al lavoro che si fa sulla farina, più che sulle idratazioni, perché le idratazioni possiamo variarle tranquillamente. È importante lavorare sulle tecniche, è importante lavorare su comunque sia dei procedimenti che possono darmi come risultato finale un'estensibilità ben sviluppata. Allora, vado a leggere l'altra domanda. Cosa pensi dell'aggiunta di Criscito pasta madre nel prefermento? Allora, il criscito e la pasta madre sono due cose differenti, perché il criscito è la pasta di riporto che appunto mi avanza da un impasto fatto, sviluppato, o magari una pasta di riporto che ho preparato appositamente per il mio impasto. Quindi pasta di riporto
di rimanenza o voluta. La pasta madre, invece, è un tipo di prefermento completamente differente da quella che è la pasta di riporto. Ok? Ora, per quanto riguarda l'aggiunta di questi due tipologie di ingredienti, ah, tu intendevi quello è il preparato che c'è in busta. Ok, il preparato che c'è in busta c'è scritto anche dietro negli ingredienti che c'è, appunto, è stato sviluppato con l'utilizzo del lievito di birra. C'è anche scritto dietro nella descrizione. Quindi, se stiamo parlando di quello, ti rispondo tranquillamente dicendoti che il crescito in quel caso, quello in polvere all'interno delle buste, ha una funzione uguale, identica a quella del malto, praticamente. Quindi, utilizzata all'interno di un impasto, mi andrà ad apportare uno sviluppo enzimatico maggiore, uno sviluppo anche da parte dei microrganismi più agevolato, e ovviamente mi darà un'aromaticità molto più influente e anche un colore leggermente più scuro. Ok? Perfetto. Già che ci siamo, a questo punto dico anche il discorso di utilizzare la pasta madre all'interno di un prefermento. La pasta madre all'interno di un prefermento, comunque sia, mi andrà a caratterizzare molto e in maniera veramente molto influente la gestione e lo sviluppo del mio prefermento, perché comunque sia dobbiamo sempre ricordare che la pasta madre è un insieme di microrganismi, batteri spontanei che comunque si hanno sviluppato all'interno di questo impasto o pastella e hanno una forza di sviluppo 3 volte maggiore o anche di più rispetto al lievito di birra. Quindi, se comunque si andiamo a programmare lo sviluppo di un prefermento con tot ore con il lievito di birra, io vi consiglio, quando deciderete di utilizzare la pasta madre, di dimezzare le ore del prefermento nel momento in cui andate ad inserire solo e esclusivamente la pasta madre, perché il suo potere di sviluppo e di lavoro sarà appunto 2 o 3 volte maggiore rispetto al lievito di birra. Quindi ci porterà a sviluppare la nostra farina in maniera molto più veloce, la nostra farina e il nostro prefermento in maniera molto più veloce di quanto previsto. Ok, perfetto. Allora, domande nella chat non ce ne sono. Io ovviamente, ragazzi, vi chiedo un feedback per quanto riguarda la risposta alle mie domande, sia nel gruppo privato su WhatsApp che anche qui nei commenti tranquillamente. Fatemi sapere cosa ne pensate della risposta data, comunque sia con vari argomenti trattati oggi, ovviamente risposta anche alle domande. Io ovviamente vi invito sempre a dirci e a darci dei feedback. Critiche costruttive per quanto riguarda il nostro progetto e sviluppo a livello online. Fateci sapere appunto cosa ne pensate del webinar di oggi. Io vi aspetto, mi raccomando, a novembre al campionato nazionale pizza, al campionato mondiale Pizza Doc, al Master Istruttore che si farà a fine novembre. Ma tutto questo troverete ovviamente tutte le informazioni anche sul sito online dell'Accademia Nazionale Pizza Doc. Mi raccomando, per qualsiasi cosa, contattateci tranquillamente anche nel gruppo privato su WhatsApp. Mi raccomando, lasciate un bel like al video pubblicato su YouTube e anche un commento. Iscrivetevi anche nel gruppo privato su Facebook dell'Accademia Nazionale Pizza Doc e noi ci vediamo al prossimo appuntamento webinar settimanale. Io sono Armando Scalella, tecnico istruttore dell'Accademia Nazionale Pizza Doc e io vi aspetto al prossimo appuntamento, venerdì prossimo, sempre a mezzogiorno. E per qualsiasi cosa, contattateci sempre tranquillamente nel gruppo o in privato. Ciao a tutti e una buona giornata.